Ciao a tutti ragazzi e buon primo luglio. Il primo luglio è una giornata importantissima. Oggi infatti non solo apre il calciomercato in maniera ufficiale, ma ufficiosamente inizia pure una nuova stagione. Perché vi dico questo? Perché da oggi in avanti si inizia a ragionare su come creare le rose, anche se in realtà qualcosa si è già fatto e la Juventus ha già portato avanti due trattative che sembrano essere concluse, quella per Pogba e Di Maria, e sta cercando di concludere anche quella per Cambiaso. Quindi non è esattamente vero che si inizia da oggi, ma da oggi la Juventus può effettivamente iniziare ad inserire in organico alcuni calciatori. E si è sempre detto che la conferma di Pogba, l'ufficialità di Pogba, sarebbe arrivata nei primi di luglio, quindi prepariamoci perché ogni momento è buono per ufficializzare sia Pogba sia Di Maria ed eventualmente Cambiaso. Quindi ora sorge spontanea una domanda, no? E cioè, secondo voi, quale sarà il primo calciatore ad essere ufficializzato? Perché dopo tutta questa tiritera, tiramolla, non lo so, rispondo, non rispondo, visualizzato, magari sarà proprio Di Maria, e il che potrebbe fare molto molto ridere, anche se io mi immagino che il primo possa essere Pogba, però non escludo niente. E dato che invece ieri, ovviamente per forza di cose, se oggi è il primo luglio, era il 30 di giugno, la Juventus ha ufficialmente salutato alcuni calciatori. In tanti ci sono rimasti male per Morata, non tanto perché avrebbero voluto tenerlo, quanto più perché non si aspettavano una partenza di Morata. Ma questo, ragazzi, era già stato detto, lo avevamo ribadito più volte. La Juventus e l'Atletico non avevano trovato l'incontro sulla cifra e quindi Morata avrebbe fatto ritorno in Spagna per poi eventualmente tornare ancora una volta al terzo ritorno alla Juventus quando dovesse, non lo so, poi sbloccarsi la trattativa in qualche modo. Ma è difficile. Difficile perché l'Atletico non vuole andare sotto una certa cifra per non fare minusvalenza, e la Juventus una cifra del genere invece non la vuole spendere e quindi vuole cercare di tirare in giù, ma l'Atletico così tanto giù non ci verrà. Quindi mi viene da dire che molto probabilmente Alvaro Morata ha concluso ufficialmente il suo percorso alla Juventus. Sarei stupito di vedere un Morata ancora alla Juve l'anno prossimo, però le vie del mercato sono infinite, non del signore del mercato, e tutto può succedere. Quindi vediamo. E non solo, perché sono stati salutati anche Paolo Dybala e Federico Bernardeschi. Tra l'altro di Bernardeschi non sento praticamente mai parlare, non ho idea di che cosa stia succedendo a Bernardeschi, se abbia delle offerte sul tavolo, se stia riflettendo, non lo so. E come vi dicevo, tutto può accadere, però credo anche fino a un certo punto, però io il 100% non ve lo dico mai, perché ho visto veramente trattative assurde, impossibili, e poi colpi che si sono concretizzati che mai mi sarei aspettato. Quindi non voglio assolutamente dire no, assolutamente non succederà, ma credo che sia molto complicato, ragazzi, molto difficile, e in questo momento privo pure di qualsiasi logica, un ritorno di Paolo Dybala. E perché dico così? Perché qualche giorno fa continuavate a chiedermi: hai letto di questa notizia di Dybala che a quanto pare è disposto a cambiare procuratore e a chiedere alla Juventus di riprenderlo con un'offerta a ribasso? Sì, ragazzi, l'ho letta. Ci credo, no? O almeno ne abbiamo già parlato anche nella diretta, quindi magari qualcuno sa già di cosa stiamo parlando. Cerco di riassumerlo in questo piccolo contenuto. Magari Dybala ci vuole pure tornare alla Juventus, io questo non lo metto in dubbio per un motivo. Paolo Dybala avrebbe rinnovato con la Juve e in questo momento, a quanto si è visto, non è nemmeno proprio sicuro di trovare una squadra che vuole lui, perché i contatti con l'Inter stanno andando avanti, ma non c'è la chiusura. E ora che l'Inter ha preso Lukaku, con la permanenza di Lautaro, la permanenza di Dzeko, la permanenza di Correa e la permanenza di Sanchez, è difficile far entrare qualcun altro. Quindi per far entrare Dybala, prima l'Inter deve cedere. E non credo che Dybala abbia tutta questa voglia di rimanere ancora sul mercato, svincolato per così tanto tempo, proprio per quello che dicevamo prima. È iniziata la stagione, tra 2-3 giorni la Juve inizia il ritiro e tutte le squadre iniziano il ritiro, perché tra 45 giorni, ragazzi, Ferragosto si gioca. 45 giorni da oggi, precisi, precisi, spaccati. Quindi i calciatori svincolati, come Dybala e Bernardeschi, devono muoversi. Devono muoversi perché devono trovare una squadra in tempi brevissimi per iniziare appunto a preparare la stagione. Non possono fare come i calciatori tesserati che iniziano il ritiro da qualche parte e poi al massimo vengono ceduti.
come per esempio Locatelli l'anno scorso, ricorderete che poi dopo l'Europeo ha iniziato effettivamente il ritiro con lo Sassuolo per arrivare alla Juve. Tra l'altro ieri Locatelli e Morata erano in ferie insieme, non so se avete visto. E quindi io non metto in dubbio il fatto che Dybala abbia la volontà di tornare alla Juventus. Tra l'altro, quando si parla di ritorni, solitamente lo si fa con almeno una stagione di mezzo. Vedi Lukaku, vedi Bonucci, vedi, non lo so, Pogba, che almeno una fuori l'ha fatta, ne ha fatte sei e poi è tornato. Parlare di ritorni dopo qualche mese di ferie, tanto sinceramente mi fa ridere, mi fa decisamente ridere. E poi sembra quasi che possa decidere Dybala. Sapete bene quanto bene io voglia Paolo Dybala, quanto sia affezionato a Paolo Dybala, ne abbiamo parlato tante volte, ma io oggi sono assolutamente contrario al ritorno di Dybala. Ed ero uno di quelli che l'avrebbe rinnovato, ma non perché non voglio Dybala, ma perché la Juventus ci farebbe una figura, completate voi, vergognosa, dai, vergognosa. Ma è la Juventus che ha deciso di non rinnovare Dybala, ragazzi. L'ha ribadito, arriva bene, ancora una volta di recente. La Juventus non voleva andare avanti con Paolo Dybala, voleva cambiare, voleva cercare di trovare un nuovo assetto tattico che sta cercando in un 4-3-3 e soprattutto voleva cercare di inserire un organico dei calciatori che potessero prendere quello che era lo spazio salariale di Paolo Dybala. Dybala, dato che non godeva del decreto crescita, visto che ha giocato in Italia, l'abbiamo privato al Palermo, era il calciatore che ogni anno occupava più spazio salariale in assoluto nella Juventus, più di De Ligt, che comunque ha uno stipendio più alto di quello che percepiva Paolo Dybala. Smetteranno di suonarmi al campanello? Spero di sì, non mi ricordo neanche più dove ero arrivato. Ad ogni modo la Juventus sta cercando di liberare quello spazio salariale che percepiva Dybala per reinvestirlo poi su altre operazioni, come per esempio Paul Pogba o Angel Di Maria, che percepiscono ingaggi importanti, soprattutto Pogba. Di Maria in realtà si è addirittura è venuto fuori che possa prendere meno di quei 6-7 milioni di cui si era parlato. Ora aspettiamo le cifre ufficiali perché se no parliamo veramente del niente, però nel caso sarebbe tanta roba, perché ricorderete che tutta la faccenda era lì sul discorso legato agli anni di contratto per far scattare oppure no il decreto crescita. Quindi la Juventus ha deciso di rimpiazzare Paolo Dybala dal punto di vista sportivo con Pogba e Di Maria, e anche dal punto di vista economico con Pogba e Di Maria, che poi ovviamente non è un 1-1, però dobbiamo immaginarci che quei soldi che tutti gli anni la Juventus cercava di tenere da parte, immaginatevi una sorta di risparmio della Juventus che deve pagare poi i calciatori. Ecco, quei soldi che andavano a Paolo Dybala ogni anno non vanno più a Paolo Dybala, vanno a Pogba e Di Maria circa, perché ovviamente insieme fanno più soldi rispetto a Paolo Dybala, ma sono stati reinvestiti lì. Quindi no, ragazzi, Paolo Dybala non tornerà alla Juventus, o almeno non tornerà alla Juventus in questa sessione di mercato, anche perché sarebbe surreale. Cioè, io credo di non aver mai visto da nessuna parte una squadra che decide di non rinnovare un suo calciatore in scadenza, decide di farlo andare via, questo calciatore in scadenza cambia procuratore per tornare a trattare con la squadra che non gli ha voluto rinnovare il contratto e decide di farsi rinnovare il contratto. Sarebbe una, non lo so, non so neanche come definirla, forse vergogna eccessiva, ma intanto la Juventus ci perderebbe la faccia. Cioè ragazzi, la Juventus ci perderebbe la faccia. La Juventus non ha voluto rinnovare Paolo Dybala, finisce lì. Poi che tra un anno, due anni, tre anni Dybala possa tornare alla Juve, ragazzi, quanti sono tornati alla Juve? Sono tornati tantissimi giocatori, sono tornati gli allenatori. È successo spesso nella storia del calcio di vedere dei ritorni, ma non nella stessa sessione di mercato. Ma non avrebbe senso, non avrebbe senso. La Juve ha cercato un nuovo inizio senza Dybala, senza Chiellini, senza Morata, senza Bernardeschi, e vedremo se senza De Ligt, ma come vi dicevo ieri sono abbastanza convinto di sì. Ad ogni modo, antenne dritte, perché in questo momento, da questo momento, ogni momento è buono, scusate la ripetizione, per delle nuove ufficialità. E non vedo l'ora di vedere i post della Juventus in cui annuncia Pogba, Di Maria e chissà, magari qualche altro campione che potrà aiutarci a tornare a vincere, perché quello è l'obiettivo principale della stagione.